Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, in questo video torniamo finalmente a parlare di libri. Come avrete visto dal titolo, oggi parliamo del giardino delle parole di Makoto Shinkai. Come già sapete, io qualche tempo fa avevo fatto un video che riguardava Your Name e comunque il mondo Makoto Shinkai. Ve lo linko giù in descrizione perché è molto carino, andate a vederlo, dura poco e parla veramente di un libro e un film d'animazione che dovreste assolutamente guardare. Oggi voglio parlare di questo libro super carino che ho finito di leggere proprio ieri, ma prima di incominciare e prima di entrare in questo video ricordatevi come sempre di mettere un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al canale, che metto sempre 2 video a settimana, cerco come sempre di essere il più puntuale possibile. Come sempre sapete che giù nella info box potete trovare il link Amazon e IBS del mio libro Alma, potete leggere le prime 20 pagine gratuitamente e se vi interessa poi la lettura potete continuare in versione ebook o cartacea e quindi avete tutte le possibilità di questo mondo. Dargli un'occhiata che ne vale veramente la pena, in modo da poter avere anche dei feedback da voi. La mia creaturina ha bisogno di essere letta da più persone possibili. Detto questo, bando alle ciance, iniziamo immediatamente a parlare del giardino delle parole. Innanzitutto, per chi un po' conosce il mondo dell'animazione giapponese o comunque della letteratura giapponese, forse probabilmente conoscerà Makoto Shinkai perché è il regista che ha creato Your Name, che deve essere ancora tutt'oggi il film d'animazione più visto in assoluto, con più incassi in assoluto nel mondo giapponese, in Giappone. È un film meraviglioso, come già dicevo prima, quindi per chi non l'abbia ancora visto lo vado a vedere, però oggi non parliamo di quello, ma parliamo del giardino delle parole. Allora, io ho letto il libro prima di guardare il film, perché ovviamente esiste anche la versione, diciamo, cinematografica. Non è propriamente un film, ma un cortometraggio, perché dura 45 minuti, 3/4 d'ora circa, e se non vado errata, prima che il libro venisse scritto era stato fatto nel 2014 il film, quindi un po' al contrario del tipo di visione che ho avuto io nel complesso. Come si potrà immaginare, un cortometraggio di 3/4 d'ora non riesce quasi mai a entrare nelle profondità di tutti i personaggi, in effetti è stato un po' così. Per chi dovesse guardare solamente il film potrebbe anche non rendersi conto di questo fattore, perché nel libro che cosa succede? Praticamente vengono fatti 10 episodi, vengono creati 10 episodi come se fossero dei capitoli, attraverso i quali Makoto Shinkai vuole sì raccontare la storia dei 2 personaggi più importanti del film, ma vuole arricchire questo suo mondo aggiungendo altri personaggi e arricchendo appunto in questo modo tutta la storia, tutto il background che ci può stare dietro alla storia dei 2 personaggi. Mi sono forse un po' incasinata e adesso vi spiego un po' meglio. Nel cortometraggio si parla quasi esclusivamente di 2 personaggi, ovvero Takao Kizuki e Yukari Yukino, che praticamente si incontrano in un giorno di pioggia all'interno di un parco bellissimo a pagamento a Tokyo, in una zumaya, che è praticamente il gazebo tipico giapponese. E da qua ovviamente si verrà a creare un legame molto forte fra i 2 personaggi e pian piano si comincerà sempre di più a scoprire cosa li ha portati entrambi in quel luogo, i vari motivi e un po' tutto quello che li ha resi in qualche modo tristi, qualcosa che comunque tante cose che hanno reso le loro vite pesanti. Tra i 2 ci sono 2 decenni di differenza, quindi anche questo è un fattore che è molto importante per la storia. Però io, che ho letto prima il libro, ovviamente, prima di vedere il film, mi è piaciuto il fatto che Makoto, che l'autore, abbia voluto aprirci un mondo maggiore nel testo scritto. Infatti in questo libro, in questi 10 episodi, non vediamo solamente i punti di vista dei 2 personaggi principali, ma anche di molti altri, tra cui il fratello di Takao o la madre di Takao. Insomma, tanti personaggi che ovviamente nel film non si vedono, ma che però hanno un'importanza fondamentale per la storia di fondo. E quindi per chi è un attimino amante di questo genere, il mio consiglio è di leggere questo libro, perché è comunque molto semplice, a 290 pagine, se non sbaglio, più o meno come lunghezza del libro, e secondo me si viene a creare davvero un mix perfetto, perché altrimenti se avessi visto solamente il
il film non sarebbe stata la stessa cosa. Questo libro è edito da J-Pop Romanzi, penso sì, anche quello di Your Name e anche di 5 cm al secondo, sempre di Makoto Shinkai, che ho e che devo leggere assolutamente. Cos'altro dire che mi è piaciuto o meno? Allora, cosa mi è piaciuto se nel libro, anzi soprattutto nel libro, è il fatto che in queste 290 pagine e anche attraverso molti personaggi vediamo un passare del tempo molto lungo, ovvero dall'inizio alla fine del libro passano 5 anni, e tanto quanto mi piace essere tenuta molto legati ai personaggi per alcune storie, a volte mi piace anche quando magari fra una scena e l'altra passano delle stagioni, passano dei mesi, passano degli anni, in modo che di punto in bianco ci cada addosso a noi lettori la doccia fredda per farci capire tutte le cose che sono successe, perché ovviamente fra un capitolo e l'altro passa molto tempo e tante cose nel mentre sono successe. Questa cosa mi è piaciuta molto, non sempre così, ma in questo caso davvero tanto, a vedere come sono cresciuti i personaggi, come sono evoluti, questa cosa mi è piaciuta anche per il modo in cui mi è stata raccontata. Quindi Takao Kizuki, quando all'inizio della storia era alle superiori, prima alle superiori se non vado errata, aveva 15 anni, quando il libro si è concluso ne aveva già 20, quindi molte cose nel frattempo sono successe. Torno a ripetermi, davvero molto bello il fatto che abbia allargato a Makoto Shinkai il raggio, lo spettro su molti altri personaggi, in modo che io abbia davvero capito di più l'essenza di ognuno di loro. L'unica cosa che non mi è piaciuta vedendo entrambe le versioni, quindi libro e film, è stato il personaggio del fratello del protagonista di Takao Kizuki, perché da come veniva descritto nel libro, vederlo poi con il film è stata un'esperienza completamente diversa, come se in un primo momento l'autore avesse avuto un'idea del personaggio e poi l'abbia voluta rivoluzionare completamente in questo libro, cambiata completamente. Avrei voluto che comunque, ok, ci stanno tutte le differenze possibili e immaginabili, ma un divario così ampio fra uno e l'altro non l'ho trovato proprio di buonissimo gusto, anche un po' per una giustizia per chi o legge solo il libro o guarda solo il film. Idem, mi è un po' dispiaciuto anche che la madre sia stata completamente ignorata nel film, invece secondo me era un bellissimo personaggio nel libro, però ovviamente per un cortometraggio capisco anche questa scelta dovuta, e più o meno le cose che mi avevano dato fastidio erano state unicamente queste due. Rispetto anche a Your Name, adesso non vorrei sbagliarmi, anche il modo di scrivere di Makoto Shinkai, non lo so, l'ho trovato più coinvolgente in questo caso. È sempre una scrittura molto semplice, che comunque in qualche modo, forse perché io sono molto legata al mondo giapponese, a tutta quella cultura, io mi incanto facilmente su queste storie, però riesco a riconoscere che è meglio come regista ovviamente rispetto che come scrittore. Se dovessi leggere un Murakami non potrei mai paragonarlo a un Makoto Shinkai. La scrittura è adatta a tutti, è molto semplice, ma manca di quel piccolo passo in più per farlo diventare comunque un autore, un piccolo genio possiamo dire, anche perché ha tantissime qualità. E ripeto, rispetto a Your Name, questo suo lato da scrittore secondo me veniva risaltato molto di più in questo libro. Ultima cosa che volevo dire è stato che mi è piaciuto moltissimo il fatto che, questo è un po' tipico di tanti, non solo autori letterari ma anche registi di animazione, come un po' per tutti i film anche dello studio Ghibli, si vede moltissimo l'importanza che queste persone, questi autori danno non solo ai personaggi ma anche alla natura. È una cosa che mi piace tantissimo, la vedo in tutti i film dello studio Ghibli, quando li guardo, li percepisco attraverso i libri, e anche in questo caso, anche per questo film, ho visto proprio l'importanza che veniva dato non solo alle persone ma anche agli ambienti. Ovviamente poi visivamente ci deve stare anche questo aspetto, ma anche nel libro si denota, si vede molto l'importanza che ha un luogo, che ha una giornata, un tempo meteorologico rispetto a un altro, quindi è una cosa che io adoro.
Un altro piccolo appunto che ho adorato vedendo poi soprattutto il film è la sensibilità che ha Makoto Shinkai per determinate scene. Credo che lo si possa capire solamente guardando il film, o comunque i film sono sempre molto delicati, i personaggi sono delicati, le scene sono delicatissime, nonostante ci siano tutti i presupposti per qualcosa di veramente più duro, visto che già prima vi dicevo che i due personaggi, e rimaniamo comunque legati soprattutto ai due personaggi, hanno dei vissuti non proprio piacevolissimi prima del loro incontro. Ovviamente penso che Makoto Shinkai si renda conto che le vite di tutti i cittadini, non solo del Giappone ma nel mondo, sono un po' costellate da momenti bui, momenti di luce. Il punto chiave è come uscire da questi momenti di oscurità, e molto spesso anche solo l'incontro con una persona può davvero sconvolgerti la vita. E devo dire che sento molto questo tema, perché è anche uno dei temi principali del mio libro che ho scritto, Alma, che spero si veda, è là in sfondo. È una cosa a cui io tengo particolarmente, visto che l'ho messa pure per iscritto, e vederla scritta e descritta attraverso il film da un autore che a me piace molto mi ha solo reso veramente gioiosa. Quindi se avete voglia di una lettura easy, ma che comunque un po' colpisce al cuore per tanti tanti aspetti, questo è il libro che fa per voi. Come dicevo prima, edito da J-Pop Romanzi, si può trovare anche su internet, si può comprare. Io l'ho pagato 14 euro, quindi diciamo non pochissimissimo per un libro del genere, però mi ricordo che l'ho pagato tanto anche il libro di Your Name. Ma comunque, per un amante della lettura, questo è altro. Siamo già arrivati alla fine del video, spero di non averla tirata troppo per lunghe, spero anche di avervi stillato un po' di curiosità per il libro e per il cortometraggio, quindi fatemi sapere giù magari nei commenti se avete già visto il film, già letto il libro, cosa ne pensate. E basta, noi ragazzi ci vediamo prestissimo, come sempre vi ringrazio per essere arrivate fino qui assieme a me, e niente, vi mando un bacio, ciao ragazzi!